strano incontro con Satine, un'artista di origini siciliane che lavora molto all'estero. Qui la vediamo durante un suo spettacolo al The Beach di Milano. Allora, quando è iniziata per te la passione del burlesque? La passione del burlesque è iniziata più o meno nel 2009. Io mi sono imbattuta casualmente in un video di Rita Contise. Lei faceva la ballerina in quel video e si spogliava con questi abiti favolosi. La guardavo e sprizzava seduzione e eleganza da tutti i pori. E mi sono detto, ma cosa sta facendo? Cos'è quello che fa? Saltò fuori per magia del cilindro la parola burlesque. Per me sconosciuta. E in quel periodo ero alla ricerca, volevo un nuovo lavoro che mi permettesse però di stare più tempo a casa e dedicare più del tempo ai miei figli, perché sono mamma. E così io ho abbinato la passione che ho sempre avuto un po' per il retro, per il mondo anni 50. Io sono un'appassionata di Marilyn Monroe. Quindi ho unito le due cose, quella passione, un lavoro che comunque tirasse fuori il mio senso artistico e mi permettesse anche di stare il tempo necessario con la mia famiglia. Sono una fortunata, ecco, perché ho cominciato da quasi subito a girare il mondo. Ho eseguito i miei spettacoli in 4 continenti diversi, mi manca l'Africa. Abbiamo molte competizioni dove praticamente ci proponiamo come singole performer per partecipare a questi festival, per dare appunto visibilità al nostro nome in giro per il mondo. Okay. Ogni volta che tu ti presenti, mandi la tua candidatura ad un festival, sei selezionato. Andare al festival è già comunque una cosa positiva perché vieni scelto. Beh, spese tue o ti invitano? Allora, ti danno solitamente dei rimborsi, si chiamano gettoni, possono essere o il rimborso viaggio oppure una quota. Quando c'è da spendere soldi per il viaggio mi ripago proprio facendo le serate. Quindi hai un circuito internazionale? Sì, assolutamente sì. Io ho già fatto 4 tour in America, ad esempio. Voglio sapere, come hai fatto a preparare il tuo primo spettacolo? Quando mi sono accorta che esisteva il burlesque, ho dato semplicemente un nome a qualcosa che io avevo nel passato già fatto, ma non sapevo che si chiamava burlesque. Praticamente ballavo sui cubi in quel periodo. Una ragazza che doveva fare quella sera uno spogliarello ha bidonato il locale. La ragazza che praticamente organizzava la serata era in panico perché aveva da solo il posto scoperto, non c'era nessuno che l'avrebbe fatto al suo posto. Al che, ok, ho accettato, ero disperata, ho accettato di farlo. Okay. Così. Non avevo niente di pronto. Non avevo assolutamente nulla di pronto. E mi sono imbattuta in uno spettacolo decisamente diverso da quello che era solito vedere il pubblico. Ho fatto burlesque, perché mi sono travestita con quello che avevo raccattato in giro per il locale. E ho fatto uno spettacolo comico sexy. Era assolutamente entusiasta, erano tutti contenti perché si sono divertiti, quindi hanno appagato il loro senso visivo. Che cosa? Uno spogliarello? Mi sono spogliata, però l'ho fatto in maniera insolita, un po' più comica, un po' più buffa, dove non facevo soltanto la sensualona, perlomeno facevo la sensualona, ma giocavo anche a fare un po' l'imbranata della situazione.
insomma, fare il passato e diventare una vera artista di burlesque, cosa hai fatto? Sei andata in una scuola o hai fatto tutto? Allora, ho cominciato a iscrivermi degli stage con delle artiste già conosciute all'estero. Poi comunque c'entra tanto anche io, ho fatto recitazione e nel palcoscenico è un ingrediente fondamentale, perché non parli e in 3-4 minuti devi comunicare tutto con il tuo gesto, ma soprattutto con le tue espressioni. Spogliarti un po' di più, insomma, la notte. Però se faccio prima e dopo. Prima e dopo. Che invece è una cosa che si fa nel night, oppure nel un'altra cosa, nel senso che il burlesque è uno spettacolo che lo porti in teatro, lo fai anche in teatro, cioè lo striptease in teatro difficilmente lo vedi, è proprio un'altra cosa. Un colpo di champagne, grandezza naturale, ci sarà un numero di burlesque all'interno di questa colpa di champagne. Ma ho invitato un artista burlesque, Miss Satin, perché l'ho vista vincere in un concorso a Parigi nel 2012 e poi l'ho vista a Bergamo l'anno scorso, che ha fatto il numero della Coppa di Champagne, lì è scattato l'amore artistico, gli ho detto al prossimo compleanno tu verrai al mio evento e farai i numeri che sai fare. Penso che la parte finale sia poi come la ciliegina sulla torta, no? Signori e signori, nella Coppa di Champagne presento Miss Satin, il vostro applauso! Di più le donne? Assolutamente sì. Perché comunque è una forma di striptease ma assolutamente elegante, sensuale. Poi non esiste uno stereotipo di donna perfetta per fare il burlesque, lo può fare chiunque, cioè non devi essere la strafiga della situazione per fare il burlesque. Ma perché c'è questo fenomeno delle scuole di burlesque frequentate anche da donne normalissime che non vogliono fare spettacolo? Cioè, a cosa serve imparare a fare il burlesque? A tirare fuori quel lato femminile che a volte magari non tiriamo fuori. Io personalmente sono stata assolutamente aiutata dal burlesque a prendere un po' più di coscienza della mia fisicità, di me stessa, sono più sicura e quindi se servita a me servirà sicuramente anche a altre donne. Cioè adesso ti senti un po' più attraente o... Mi sento più sicura di me, nel senso che anche se sono cosciente dei miei difetti, sono cosciente dei miei limiti, però so gestire sia i miei difetti che i miei limiti, prima non lo sapevo fare. È cambiato qualcosa anche nella tua vita erotica? Sì, assolutamente sì, è cambiato qualcosa perché mi sento più femminile, mi sento più sexy. Prima, anche se voglio dire, sono sempre stata così come mi vedi, però non avevo questa consapevolezza che oggi ho. So gestire un po' di più me stessa e soprattutto come mi sento bene. Quindi anche nei tuoi rapporti personali sei diventata più disinvolta? Sì, disinvolta, più sicura di me. Thank you.
tua ispirazione? Quello che ho fatto come omaggio di Tolentino, ma l'ho fatto soprattutto come omaggio a me stessa, perché volevo entrare nella porta principale del burlesque, quindi costruendomi il bicchiere sarebbe stata la chiave di volta, ecco, per avere sicuramente un portafoglio pieno di clienti. Quindi non c'è il rischio di passare per una ragazza un po' leggera perché fai burlesque, ma come a volte può succedere per le spogliarelliste, o le cubiste, no? Allora, ti può capitare che qualcuno pensi che siccome ti spogli, quindi sei la persona disponibile a tutto. Non è il lavoro che faccio che mi dà il là per andare a letto per rimanere con una persona, cioè quindi al di là del burlesque, se vuoi andare a letto con una persona ci vado, ma sono fatti miei, nel senso non è perché mi spoglio che sono un po' più disponibile. Anzi, forse ero più disponibile prima di questo lavoro che adesso. Sei stata bravissima, ecco, hai messo favolosa. Lascio il The Beach di Milano e torno.